Riprendiamo i lavori. Prego, segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco, presente. Di Filippo Giuseppe, assente. Crispino Francesco, presente. Russo Gennaro, presente. Marciano Pietro Paolo, presente. Cammarota Giuseppe, presente. La Porta Massimo, Ferrone Gianluigi, presente. Di Nardo Eleodoro, presente. Buonora Maristella, presente. Tramondino Luigi, presente. Comite Nicola, presente. Botticchio Giuseppina, presente. Coppola Salvatore, Abate Agostino, Pesca Mario, assente. Come prima Damo Coppola. La seduta è valida. Allora, adesso passiamo alla discussione dei 23 emendamenti che mi sono pervenuti, come precedentemente ho già comunicato al Consiglio, con protocollo 33.917 del 22/12/2020, 23 emendamenti che si suddividono 19 nelle norme di attuazione e 4 nel regolamento edilizio. Posso intervenire in linea generale? Prego, consigliere. Allora, io, come avevo annunciato all'inizio della seduta sugli emendamenti, non sono per niente d'accordo. Ritengo che sia un modo illegittimo di continuare la seduta consigliare esaminando emendamenti che richiederebbero tempo. Oltretutto, l'articolo 3,5 del regolamento 5 del 2011 detta la procedura di approvazione in Consiglio Comunale e lascia intendere molto chiaramente, chi vuole intendere intende, che il Consiglio può restituire il PUC alla Giunta dicendo di aggiornarlo, e la Giunta ha 60 giorni di tempo poi per aggiornarlo. Questo è il metodo giusto, non quello di esaminare gli emendamenti che ci sono arrivati questa mattina a nostra conoscenza, che sono ben 23 e di cui molti, e dico molti, sono di natura sostanziosa e sostanziale. Se dovete continuare, ritenete di poter continuare, io abbandono l'Aula perché non sono in grado di poter seguire la discussione sugli emendamenti. Allora, consigliere Abate, come io ho precedentemente detto, io non ho fatto nient'altro che ricevere gli emendamenti e rimetterli per l'istruttoria. Tramite la segreteria generale sono stati recapitati all'ufficio tecnico nella persona dell'architetto Germinara, dove ha posto il parere tecnico. L'articolo che lei mi menziona del regolamento regionale sicuramente può avere una valida ragione nel momento che l'argomento e l'emendamento in esame deve essere ripubblicato. In questo momento, per quanto mi risulta dal parere, non vi è nessuna nota che gli emendamenti devono essere ripubblicati, pertanto la discussione io la porto avanti emendamento per emendamento e chiedo al proponente, sindaco, di discutere argomento emendamento per emendamento. Ok. Io abbandono l'Aula, chiedo al segretario di mettere a verbale quello che ho testé detto e nel contempo le consegno praticamente il mio intervento iniziale, parziale che ho fatto, ma specificando ancora una volta che abbandono l'Aula perché gli emendamenti proposti a mio modo di vedere sul PUC sono illegittimi, non seguono e non devono seguire assolutamente il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale nella parte in cui vuole essere interpretato in questo modo. Quindi abbandono l'Aula. Ribadisco l'articolo 22 del regolamento del funzionamento comunale. Grazie consigliere. Allora, prego sì, allora, il sindaco il di... Il primo emendamento faceva riferimento, facendo sempre riferimento alle discussioni che abbiamo avuto nell'ambito delle commissioni, a alcune limitazioni che in qualche modo erano eccessivi rispetto al presupposto al rilascio o alla formazione di titoli abilitativi e quindi ad integrazione o parziale sostituzione. Faccio riferimento all'articolo 25 delle norme di attuazione, al comma 1, aggiungendo dopo le parole per la formazione di titoli edilizi alternativi al PDC le parole in tutto il territorio comunale ad eccezione delle zone omogenee E.
e al secondo comma sopprimendo le seguenti espressioni: la rete del gas combustibile per uso domestico relativi ai condotti di allacciamento, la rete telefonica di trasmissione dei dati, spazi verdi attrezzato pubblici effettivamente indipendentemente fruibili. Il senso dell'emendamento è dire che, faccio un esempio per capirci, così se fosse rimasto in questo modo non era possibile rilasciare un titolo edilizio se per esempio non ci fosse stata allacciata l'abitazione alla rete telefonica. Chiaro ed evidente che l'allacciamento alla rete telefonica ormai non è più essenziale ai fini della vita, diciamo, di una famiglia, in quanto certamente l'allacciamento alla rete elettrica lo è, ma la rete telefonica non lo è, perché ormai si fa un po' tutto con i cellulari, quindi sembrava eccessivamente restrittivo legare alla presenza dell'allacciamento alla rete telefonica, per esempio, il rilascio del titolo. Ecco perché mi sembrava più corretto, in qualche modo, sopprimere questa restrizione eccessiva, che mi pare assolutamente una cosa semplice da comprendere, quindi di facile comprensione, e è chiaro che questa piccola modifica non è una modifica tale da dover riportare tutto il piano alla Giunta. Quindi se è chiaro l'emendamento, Presidente, puoi eventualmente porlo. Allora, io devo specificare un'altra condizione di voto prima di passare alle votazioni. Gli emendamenti vengono votati dal Consiglio con queste modalità. Emendamento soppressivo, seppur ci sta un errore nel regolamento, lo chiama sospensivo, ma è soppressivo. Emendamento modificativo, emendamento aggiuntivo, ok? Allora il sindaco adesso farà la spiegazione emendamento per emendamento. Sì, questo... Io li vado a suddividere per soppressivi, modificativi e aggiuntivi, e poi li voteremo con questa modalità, chiamando poi il numero di articolo. Siete d'accordo? Ci sono delle perplessità? Indicherai prima quali sono soppressivi. Bene. Allora, in questo momento lascio la parola al sindaco, che illustra tutti e 23 emendamenti. Sindaco, se li volete votare di volta in volta, io devo suddividere. Perfetto, allora facciamo una cosa, io adesso discuto con il sindaco degli emendamenti che lui mi ha messo la mia attenzione, e con il supporto della struttura tecnica vediamo se ci ritroviamo come io interpreto l'articolo. Prego. Certo. Ok, allora vi faccio io una comunicazione un attimino e voi vi appuntate. Allora, l'emendamento numero 1, verifichiamo, segretario generale, ufficio tecnico. Rientra nei soppressivi, perché noi stiamo... Allora, togliendo... l'emendamento numero 1 è soppressivo, sì. Se vi appuntate gentilmente l'emendamento numero 1. L'emendamento numero 2 è modificativo. L'emendamento numero 3 è modificativo. L'emendamento numero 4 è modificativo. L'emendamento numero 5 è modificativo. Emendamento numero 6 è modificativo. Emendamento numero 7 è modificativo. Emendamento numero 8 è modificativo. Emendamento numero 9 è modificativo. Emendamento numero 10 è aggiuntivo. Emendamento numero 11 è aggiuntivo. Emendamento numero 12 è aggiuntivo. Emendamento numero 13 è soppressivo. Emendamento numero 14 è aggiuntivo. Emendamento numero 15 è soppressivo. Emendamento numero 16 è soppressivo. Emendamento numero 17 è soppressivo. Emendamento numero 18 è aggiuntivo. 17 soppressivo, 18 aggiuntivo, 19 aggiuntivo. Con questo si concludono quelli delle norme di attuazione. Poi andiamo sul regolamento edilizio, che sono 4, e sono: l'emendamento numero 20 è modificativo,
Emendamento numero 21 è modificativo. Emendamento numero 22 è modificativo. Emendamento numero 23 è modificativo. Ok, allora prego sindaco, allora sul primo emendamento il quindi, sindaco l'ha illustrato. Quindi se non ho capito male dobbiamo votare prima quelli soppressivi? Sì. Ok, ok. Forse il 2, allora il primo l'ho appena letto, credo che sia abbastanza chiaro, è un emendamento di carattere generale, non fa riferimento a nessun caso particolare, quindi penso possiamo votare, deve passare alla votazione, è soppressivo, quindi deve essere votato per gli altri e ha questa caratteristica di carattere generale, quindi penso possiamo passare alla votazione. Passiamo alla votazione, io ribadisco ancora una volta l'articolo 78 del decreto legge legislativo 267 del 2000, comma 2, eventuale incompatibilità. Bene, allora passo alle votazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Il Consiglio approva l'emendamento numero 1 soppressivo. Buonora, non l'ho sentita. Buonora? Sì, io ho alzato la mano, pensavo che non l'ho vista. Mi parli gentilmente. Coppola? Va bene. Favorevole. Ok. Allora, il secondo è un altro soppressivo, che è il numero, abbiamo detto... È il numero 6. Vi trovate? Modificativo, prima era soppressivo. 6 era sia modificativo, va bene. Allora 13, sì. Andiamo al 13. Allora il 6 non lo facciamo più. Allora, il 13. Questo qui. Allora, anche qui, come vedrete, insomma, si tratta di una piccolissima, veramente modifica. Lo leggo e poi lo spiego. Ad integrazione o parziale sostituzione, in questo caso abbiamo detto soppressivo, si propone di modificare l'articolo 67 norme di attuazione, rubricato zona di riqualificazione paesaggistica, così sostituendo così il comma 6 per gli edifici ricadenti in area a rischio frana, così come individuato dal piano stralcio l'assetto idrologico dell'autorità di bacino, per gli interventi previsti in CD ed E del comma 4 è prescritto l'obbligo di verificare e monitorare la stabilità dei suoli in arco tempo significativo per mezzo di adeguata strumentazione tecnica. Sostanzialmente, in questi casi, per poter fare una modifica anche di manutenzione, era necessario fare uno studio così grande tale da che avrebbe in qualche modo, come dire, anche reso da un punto di vista economico molto oneroso e non necessario rispetto anche a un intervento di piccola manutenzione, quindi noi sopprimiamo questo perché mi sembrava eccessivamente limitativo rispetto a un intervento anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè uno deve rispetto a un'area fare una valutazione complessiva di tutta l'area, anche se l'intervento è piccolo, e addirittura una valutazione che va per più anni, quindi mi sembrava rispetto a un piccolo intervento una cosa eccessiva, ecco, quindi per questo si ne chiede la soppressione. Mi sembra anche qui di facile assolutamente comprensione e anche qui credo sia di carattere generale. Ok, chi è favorevole? Buonora? Favorevole. Coppola? Favorevole. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio. Il Consiglio approva. L'altro? L'altro è il 15. Emendamento numero 15. Allora, anche qui lo leggo un attimo e poi lo spiego rapidamente. Integrazione e modifica parziale istruzione, in questo caso soppressione. All'articolo 73, quando si parla delle zone 4 agricole ordinarie, nel modo che segue. Al comma 8 viene soppresso la locuzione: le tipologie edilizie dovranno avere dimensioni plano volumetriche congrue
al contesto in cui si inseriranno e alle funzioni di cui sono destinate. Quindi non è, diciamo, un'espressione assolutamente chiara, ma effettivamente troppo vaga, che significa dovranno avere dimensioni planometriche congrue, quindi abbiamo eliminato in modo tale da non creare confusione nell'applicazione delle norme di attuazione. Questo era il senso, anche qui di carattere assolutamente generale e assolutamente di facile comprensione. Chi è favorevole? Un'ora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. L'emendamento numero 16, il soppressivo, sindaco. Anche qui di carattere generale, molto semplice da comprendere, a integrazione e modifica parziale della soluzione del testo, sempre all'articolo 73, si parla qua delle piscine sostanzialmente, dove si dice sopprimendo l'articolo e profondità massima pari a 2 metri. Insomma, voglio dire, credo che sia non ha senso determinare questa profondità, voglio dire, è una cosa che fa riferimento alla a altre normative, quindi mi sembra inutile la presenza di questa osservazione. Quindi anche qui di facilissima comprensione questo emendamento è assolutamente di carattere generale, che quindi non credo crei imbarazzo a nessuno. Chi è favorevole? Buonora. Coppola. Non la sento, Coppola. Favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Il 17° emendamento, sempre delle norme di attuazione, è soppressivo. Chiede le dichiarazioni che escono. Allora. Sull'emendamento numero 17 escono. Errore. È Russo. Abbandono. Dichiarazione di presunta incompatibilità. Abbandonano. Sì, abbandonano. Laura, la seduta. Allora, l'articolo 17 parla delle aree E5, agrituristiche, paesaggistiche, ambientali, nelle norme di attuazione. Qui si fa un ragionamento sulla questione, innanzitutto sulla questione del lotto minimo che è 12.000 metri quadrati e la riduzione del lotto minimo da 12.000 metri quadrati al 8.000 metri quadrati. Al comma 8 viene soppresso la frase le tipologie edilizie dovranno avere dimensioni planometriche congrue, così come avevamo messo anche nell'altro articolo. E dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente comma: nelle zone 5 la piscina è realizzabile con superficie fino al 50% della superficie del piano terra per l'attività turistica ricettiva e agrituristica e comunque per una superficie massima non superiore ai 150 metri quadrati. Si propone inoltre di sostituire alla lettera E nuova costruzione sotto la voce per la necessità abitativa e per le condizioni del fondo l'espressione DC 2 punti non inferiore a 10 metri con l'espressione DC non inferiore a 7,50 metri. Sembra la lettera E sotto la voce di per le pertinenze sostituire l'espressione di distanza 20 metri con l'espressione non inferiore a 12,50 metri. Anche qui è chiaro che noi dobbiamo, rispetto alla valutazione che ha fatto la VAS rispetto alla zona agricola, la VAS ha stabilito, diciamo, delle proporzionalità del lotto minimo rispetto alla tipologia delle coltivazioni ad essi collegate. No, è chiaro che in una logica di coltivazione intensiva il lotto minimo è più piccolo, in una logica di coltivazione estensiva il lotto naturalmente deve essere più grande, questo ragionamento è chiaro, lo definisce la legge, e noi non abbiamo fatto altro che ridurre leggermente questa quantità, è passata da 12.000 a 8.000. Abbiamo fatto un chiarimento sulla questione delle piscine, credo utile al fine di poter non creare dubbi o perplessità nell'applicazione del regolamento delle norme di attuazione, e in più abbiamo ridotto leggermente le distanze da 10 metri a 7,50 metri e da 20 metri nel caso di pertinenza a 12,50 metri. Quindi anche qui una modifica assolutamente come dire, facile, di facilissima comprensione, e anche qui un emendamento, diciamo, che in qualche modo non stravolge assolutamente niente del piano, ma in qualche modo lo rende più applicabile e più utile, almeno dal nostro punto di vista. Chi
Chi è favorevole? Segretario, io devo abbandonare. Per questo. Ok. Va bene. Va bene. Prima della votazione. Votazione. Abbandona. Buonora. Favorevole. Sì. Abbandona Coppola. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Prossimo. Allora, si concludono i soppressivi nelle norme di attuazione, passiamo ai modificativi. Passiamo ai modificativi sempre delle norme di attuazione. L'emendamento numero 2, modificativo, prego Sindaco. Allora, anche qui molto semplice, dall'articolo 52 delle norme di attuazione, rubricato con interventi edilizi ammessi, si aggiunge al comma 2, quindi modificandolo, dopo l'espressione costruzione in aderenza non è ammessa, le parole con fabbricate di una proprietà, cioè sostanzialmente questo qui creava la possibilità, l'impossibilità di fare costruzione in aderenza anche per lo stesso proprietario, voglio dire che diciamo non aveva molto senso, limitandolo soltanto ai fabbricati di diversa proprietà, quindi credo anche qui di facilissima comprensione, che non stravolge assolutamente niente, ma che rende l'applicabilità della norma più corretta e assolutamente di carattere generale, che non crea, penso, imbarazzi a nessuno. Se ne chiede la votazione. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Il consiglio approva. Terzo emendamento, numero 3, emendamento modificativo. Esce il Verrone. Consigliere Verrone. Verrone. Allora, anche qui molto semplicemente si ritorna al ragionamento delle aree agricole, dove si riduce il lotto minimo da 20.000 metri quadrati a 15.000 metri quadrati. Rimane sempre la logica della proporzionalità tra le aree stesse, così come indicata dalla VAS, ne si riduce soltanto il lotto minimo e si riducono le distanze rispetto a nuove costruzioni da 10 metri a 7,50 m e per le pertinenze da 20 metri a 12,50 m. Anche qui assolutamente di facile comprensione, che in qualche modo facilita, insomma, grazie alla riduzione delle distanze, anche la progettazione degli stessi da parte dei proprietari, e che credo sia valga la pena, insomma, di approvare. E anche questo non è una cosa che stravolge per niente l'impianto del piano. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio. Il consiglio approva. Quarto emendamento è modificativo. Prego Sindaco. Sempre sulla delle norme stessa di logica, nelle aree 2 c'è la riduzione anche qui dell'otto minimo da 15.000 metri quadrati a 10.000 metri quadrati e le distanze, ancora una volta, di nuova costruzione da 10 metri a 7,50 per invece le pertinenze da 20 a 12,50. Ripeto il ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, di facilissima comprensione e diciamo così, che assolutamente non cambia nessun indirizzo di carattere generale né sostanziale rispetto al piano, così come il parere dei funzionari. Se ne chiede la votazione. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole? Buonora. Io sono favorevole. Esce, esce fuori. Della Coppola. E sono fuori. Va bene, va bene. Allora Coppola non partecipa alla votazione. Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Botticchio astenuta. Quinto emendamento, sempre delle norme di attuazione. Quinto.
e modificativo. Allora, in effetti qui abbiamo sempre la stessa logica, le aree agricole e tre, pesce anche comite. Sì. E Verrone. È uscito già. Allora, anche qui... Coppola, gli è chiaro il quinto punto? Rimane in aula? Sì. Ok, grazie. Tre, allora, sì. Sì. Ok, sì, grazie. Allora, in questo caso abbiamo aggiunto al comma 4, lettera F, dopo l'espressione rigorosamente connesse con l'attività agricola, la parola condotta dei soggetti di cui la legge regionale numero 1482 oltre vendidiritto, che faceva riferimento a chi potesse in questo caso fare richiesta per richiedere il titolo edificativo, e la legge regionale chiarisce effettivamente bene chi sono i soggetti che possono farlo. In particolare in essa è chiarito che anche ci può essere anche l'ipotesi di un conduttore che privatamente svolge l'attività. Quindi è utile, diciamo, peraltro lo prevede già la legge, ma è utile, diciamo, aggiungerlo. Ecco. Al comma 6 le parole costruzione in aderenza non è ammesso con le parole fabbricati in proprietà, questo è il ragionamento che abbiamo fatto già prima, e si è fatto anche il ragionamento rispetto qui non alla riduzione dell'indice ma soltanto alla riduzione delle distanze, distanza non inferiore a 10 metri passa 7,50 metri per le nuove costruzioni, invece per le pertinenze da 20 metri 12,50 metri. Ribadisco ancora una volta anche qui, si tratta soltanto di un chiarimento delle norme di attuazione che non determinano, come vedete, è chiaro ed evidente, non modifica la struttura, l'imbaccatura del piano, ma non fa altro che migliorare, secondo noi, l'applicabilità. Passiamo alle votazioni. Al numero 5, l'emendamento numero 5 delle norme di attuazione. Chi è favorevole? Favorevole. Chi è Buonora favorevole, chi è Coppola favorevole, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio. Il Consiglio approva. Sesto emendamento. Allora, sesto emendamento è modificativo. Modificativo e aggiuntivo. E aggiuntivo, ok. Ok, quindi qui abbiamo, stiamo ragionando delle zone A2, quindi il tessuto del centro storico, via Patella in particolare. Qui si propone di togliere questa parte, vietato realizzare soppalchi e modificare il blocco scale, laddove si siano verificati interventi edilizi che abbiano modificato la sagoma del tetto, se ne dispone il ripristino secondo la tipologia tradizionale, è vietato modificare l'altezza dei solai. Anche qui sembrava eccessivamente stringente l'approccio che aveva avuto nella redazione della norma di attuazione, quindi lo eliminiamo. E per quel che riguarda le opere di impermeabilizzazione dei suoli, comprese le pavimentazioni impermeabili, di aggiungere le parole nei limiti dell'80% degli spazi esterni esistenti, così stabiliamo anche un criterio chiaro per consentire una più facile applicabilità. E anche qui mi pare del tutto evidente che sia di facile comprensione l'emendamento, e ancora una volta è chiaro ed evidente che non c'è nessun problema rispetto alla struttura e imbarcatura del piano, così come effettivamente gli uffici ci certificano. Presidente. Bene, stavo aspettando un attimino che il collegamento ha avuto un attimino di un problema. Ecco, si è ripristinato. Passiamo alle votazioni. Ci siamo? Buonora. Coppola? Numero 6. Sì. All'emendamento numero 6 delle norme di attuazione. Chi è favorevole? Favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Il Consiglio approva. Settimo emendamento delle norme di attuazione. Sì. Sì. Allora si parla qui delle zone A3. Modificativo. Sì, modificativo. Le zone A3, tessuto storico sviluppato a valle della città murata.
qui, diciamo, anche qui si è fatto un ragionamento quando abbiamo discusso delle norme di attuazione nell'ambito della, delle nostre incontri preparatori nelle commissioni consiliari. Anche qui vi leggerò, diciamo, alcune modifiche. Sembrava anche qui eccessivamente stringente l'approccio delle norme di attuazione, attesa, diciamo, la situazione attuale della città che si presenta in questo momento. Infatti, al comma 5 si parla di, è inserita la seconda disposizione, interventi di primarietà volumetrica previsti dalla normativa nazionale e regionale, ovvero disposizioni locali, cioè si parla soprattutto in questo caso del piano casa, è evidente che, diciamo, è la normativa che attualmente più sta andando avanti, quindi la inseriamo come possibile, evidentemente è una, probabilmente un'aggiunta in più, questo è l'articolo 60. E poi invece al comma 7 va così sostituito: l'altezza massima consentita dell'edificio è fissata in 10 metri. Nei casi in cui sono consentiti dalla normativa nazionale e regionale incrementi volumetrici anche in zona A, in deroga all'altezza massima sopra riportata, è possibile realizzare la sopraelevazione degli edifici esistenti in misura con un superiore a 1,30 m, calcolati dall'extradosso di copertura piana o al colmo della copertura a falda inclinata. In caso di sopraelevazione con copertura piana è vietata la successiva costruzione del tetto di copertura. E al comma 11, dopo l'espressione le opere di impermeabilizzazione del suolo comprese la protezione impermeabile, viene aggiunto come prima nei limiti dell'80% degli spazi esterni esistenti. Qua è leggermente diciamo più complicato, diciamo, l'approccio. È chiaro che qui vengono consentite, lì la normativa era, anche qui l'impostazione della normativa era troppo stringente, limitava ai 10 metri, noi invece abbiamo consentito di fare il tetto, chiarendo in che modo farlo e quali erano le altezze da rispettare, quindi anche qui assolutamente non stravolge niente, chiarisce in alcuni aspetti l'articolo 60 e lo rende, secondo me, più utile alla città. Allora, emendamento numero 7 delle norme di attuazione, chi è favorevole? Buonora, favorevole. Sì. Coppola favorevole, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Ottavo emendamento delle norme di attuazione modificativo. Rientra Verrone, prego sindaco. Allora qui si fa un ragionamento all'articolo 61, stiamo andando, come vedete, in crescendo rispetto agli articoli delle norme di attuazione, e si parla del aree da riqualificare, la città consolidata. E anche qui si fa un ragionamento sulla questione dei piani, dopo le parole nel caso di edifici condominiali superiori a 3 piani, le parole oltre al piano terra si aggiunge, quindi si chiarisce questo aspetto che non era chiaro, e si propone di inserire al comma 6 la seguente disposizione: nelle aree elencate, stesso ragionamento di prima, applicato naturalmente anche a quest'altra parte, nelle aree elencate al comma 4, con esclusione di individuate la lettera F, nel caso sia consentita la realizzazione degli interventi previsti dal cosiddetto piano caso, ovvero da altre premialità volumetriche da normative nazionali o regionali oppure locali, è consentita la sopraelevazione anche in deroga alle altezze massime stabilite dalle presenti norme di attuazione per un incremento massimo non superiore a 3,20 m, calcolato all'extradosso del solaio di copertura piano o al colmo della copertura a falda inclinata. In caso di sopraelevazione con copertura piana è vietata la successiva costruzione del tetto di copertura. Quindi uno può giocarsi questo sorto di bonus soltanto col tetto e non si può andare oltre. Anche qui il ragionamento è sempre lo stesso, di assolutamente facile comprensione, non stravolge il piano e credo sia molto utile al fine della situazione attuale. Emendamento numero 8, modificativo delle norme di attuazione, chi è favorevole? Favorevole. Buonore, favorevole. Coppola, favorevole. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. All'emendamento numero 9, anche qui forse, come dire, può essere anche considerato pleonastico, nel senso che sembra, però l'ho voluto mettere perché si è discusso anche di questa delle aree B1, e abbiamo inserito alla lettera, al comma 3, dopo la lettera D e la lettera E, la seguente disposizione: interventi di primarietà volumetrica prevista dalla normativa nazionale o regionale, ovvero disposizione locale. Quindi abbiamo rafforzato, diciamo, se necessario, ma anche qui di facilissima comprensione e che di assoluta linearità rispetto al ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora. Emendamento numero 9, modificativo norme di attuazione, chi è favorevole?
Sì. Bonora. Coppola favorevole. Chi è contrario? C'è lui. Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Luigi. Si concludono gli emendamenti modificativi, sempre delle norme di attuazione. Continuo con il numero progressivo degli emendamenti che mi sono stati presentati. Emendamento numero 10 aggiuntivo. Emendamento numero 10 aggiuntivo. Escono consigliere Di Nardo e consigliere Marciano per eventuali incompatibilità. Qui si parla dell'articolo 63, in particolare stiamo parlando delle zone B2, insediamento consolidato con valore paesaggistico delle norme di attuazione. Anche qui inseriamo allo stesso modo come abbiamo fatto prima, interventi di primarietà volumetrica prevista nella normativa nazionale e regionale, ovvero le disposizioni locali. Al comma 17 poi, tra la destinazione ammessa, andrà inserita anche la funzione DTR/1 e in più, dopo l'ultimo comma, va inserito che all'interno delle destinazioni creative e delle altre previste nelle zone B2 la realizzazione di stabilimenti balneari è consentito solo sulle particelle confinanti con il demanio marittimo. Stessa logica, molto semplice la comprensione, credo che sia assolutamente in linea con quello che abbiamo detto fino ad ora, che assolutamente sono micro interventi che non stravolgono assolutamente l'idea e il piano stesso. Chiarisco che ha abbandonato anche il consigliere Coppola. Emendamento numero 10 delle norme di attuazione aggiuntivo. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Undicesimo emendamento aggiuntivo, prego sindaco. Questo si ripete, come l'abbiamo fatto precedentemente nelle zone precedenti, anche alla B3, sempre il solito, la sola dicitura di interventi di primarietà volumetrica previsti nella normativa nazionale e regionale, ovvero disposizioni locali, come abbiamo fatto prima, lo facciamo anche per la zona B3. Emendamento numero 11, rientra anche Coppola che vedo in video. Allora, chi è favorevole all'emendamento numero 11, norme di attuazione? Buonora. Favorevole. Coppola, che vedo. Coppola favorevole, buonora. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Dodicesimo punto, emendamento, norme di attuazione. Nelle zone B4, aggiuntivo. Esce Marciano. Nelle zone B4, assolutamente uguali, ragionamento prima, di carattere generale, interventi di primarietà volumetrica, come vi ho detto prima, anche nelle zone B4, come vi ho fatto lo stesso ragionamento fatto negli emendamenti precedenti. È uscito anche Coppola, non vedo in video. Allora, chi è favorevole, dodicesimo emendamento, norme di attuazione. Buonora. Contrario. Nessuno. Astenuti. Botticchio. Il consiglio approva. Quattordicesimo. No. Il 13 era soppressivo, segretario. Quattordicesimo emendamento. Qui si parla. Aggiuntivo. Rientrano tutti. No, ma sì, si biasello. Sì. Stiamo discutendo dell'articolo 70, in particolare delle zone D1, attività produttive. Qui abbiamo messo un articolo, diciamo, mi sembrava corretto mettere un articolo che in qualche modo mettesse al riparo eventuali possibili errori. Noi diciamo, nel caso sussistono strutture destinate a attività produttive in possesso di regolare titolo edilizio, non censite, che può essere pure che c'è stato qualche errore, o non inserite graficamente nel tavolo del PUC, per le stesse e per le aree di pertinenza come ricavabili dal titolo edilizio si applicano le disposizioni del presente articolo. Cioè, se c'è stato un errore possibile teorico, noi l'andiamo comunque a mettere a riparo. E in più può esserci anche il caso, per assurdo, di cui discutevamo sempre, che le aree ricomprese nel tavolo del piano D1, nelle quali non sia stato eseguito alcun intervento edilizio, si applicano i parametri di insediabilità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Cioè, può essere capitato, anche qui un caso ipotetico, ma che ci mette al riparo da problemi o eventualmente ci mette al riparo da danni che potremmo creare a qualcuno, nel senso che una zona D1, nelle zone D1 abbiamo detto che è possibile farle crescere le attività sostanzialmente,
ma se uno ha un'area, diciamo, dove non c'è niente sostanzialmente, quindi viene trattata come D1, dove non ha niente, quindi non può fare niente se non c'è, è chiaro che se l'abbiamo individuata come D1, anche lì gli stessi parametri, gli stessi indici di costruzione per la crescita vengono dati anche a quel pezzo di terreno. Anche quindi mi sembra anche qui assolutamente facile da comprendere e assolutamente lineare, che in qualche modo mette il riparo anche da eventuali rischi o possibili errori. Quindi un emendamento, ripeto, che aggiunge qualcosina, non stravolge niente, come detto, è di facile comprensione. 14° emendamento delle norme di attuazione. Chi è favorevole? Favorevole. Onora. Coppola. Favorevole. Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Botticchio. Il Consiglio approva. 18° emendamento aggiuntivo. Prego, sindaco. Sì. Allora, andiamo al 18°. 18, gli altri abbiamo già fatti prima. Qua stiamo parlando dell'articolo 76 delle norme di attuazione delle aree di qualificazione urbana R, e abbiamo ragionato della questione di cui abbiamo anche discusso col professore prima, che riguardava quello che deve essere il piano. Già ora diamo qualche piccola anticipazione, questa è una di quelle. Per la zona AR O5 il PUA prevede anche la possibilità di livellamento delle edificate esistenti. Stiamo parlando del lungomare, giusto? Con premialità volumetriche graduate in funzione anche ai vantaggi conseguibili all'interesse pubblico nel caso di demolizione e ricostruzione, predisponendo anche un piano del colore che conferisca uniformità cromatica all'edificato. Qui, diciamo, se vogliamo, stiamo già andando, come dire, portandoci un pochettino avanti col lavoro, in cui già diciamo, il Consiglio sta dicendo, benissimo, sul lungomare, qual è l'idea del lungomare? L'idea del lungomare è quella di una riqualificazione, quindi si immagina, si dà già indicazione sul livellamento dell'edificato esistente, sulla possibilità di dare premialità se uno demolisce e ricostruisce l'edificio, quindi che rende più qualificato e qualificante il costruito, e si fa riferimento anche già a un piano del colore, perché è corretto che si abbia questo piano del colore all'ingresso della nostra città sul lungomare. E quindi questo, diciamo, emendamento in qualche modo non fa altro che riprendere ciò che i consiglieri mi saranno buon testimone. Abbiamo discusso sempre in quelle famose incontri consiliari, incontri di commissioni consiliari, in cui si discuteva cosa fare del lungomare. Ecco, già abbiamo messo qui un piccolo seme per immaginare in futuro, e ci auguriamo che l'ufficio di piano in qualche modo si adoperi immediatamente, visto che già abbiamo dato indicazioni rispetto a questo, come immaginare una riqualificazione del lungomare. Già previsto, ripeto, rispetto ai nostri piani di attuazione di qualificazione, ma che noi già diamo una prima indicazione. Anche qui mi sembra assolutamente ragionevole, assolutamente facile da comprendere, credo che ci porti avanti il lavoro. E quindi, ecco, quando dicevo io prima, stiamo cercando di fare con questi piccoli emendamenti delle piccole correzioni, stiamo cercando di fare evitare errori e in qualche modo già di dare delle indicazioni positive per la nostra città. Se ne chiede l'approvazione. 18° emendamento aggiuntivo delle norme di attuazione. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Contrari? Nessuno. Astensione? Botticchio. Il Consiglio approva. 19° emendamento aggiuntivo. Escono per gli stessi motivi. In questo articolo forse portato anche oltre, come dire, nel senso che anche qui c'è un'indicazione di carattere generale, la aggiungiamo all'articolo 85, dove si ragiona e si apre la porta a una valutazione possibile, valutabile, insomma, rispetto alla questione dei comparti. E aggiungiamo questa possibile porticina che apriamo. La giunta municipale, spediti tutti i tentativi di attuare il comparto edificatorio previsto dall'articolo 12
regionale numero 5/2011 può, sulla base di istanze avanzate da uno o più proprietari finitivi, dare mandato all'ufficio tecnico di studiare la fattibilità tecnica e giuridica di attuare gli interventi per subcomparti. È una come dire, problematica molto complessa, se ne discuteva prima sull'attuazione dei comparti e si discuteva insomma che certamente ci vuole un momento preparatorio, ci vuole un'intesa tra, come dire, i proprietari, eccetera. Noi, rispetto a tutte le eventualità possibili, tra cui c'è anche quella che a un certo punto può decidere il comune direttamente di andare a pianificare il comparto qualora in qualche modo esso sia bloccato perché i proprietari non prendono l'iniziativa, abbiamo anche qui una possibilità di valutazione rispetto a questo argomento che ho voluto inserire. Allora, 19° emendamento, norme di attuazione. Si alza Coppola, abbandoni. Sì. Coppola abbandona, allora 19° emendamento aggiuntivo delle norme di attuazione, chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Contrari? Nessuno? Astenuti? Botticchio, il Consiglio approva. Con questo 19° emendamento si conclude gli emendamenti che sono nelle norme di attuazione. Poi continuiamo sempre con il numero progressivo degli emendamenti che mi sono pervenuti ed è il numero 20 che rientra nel regolamento edilizio. Rientrano gli usciti. Sì. Tutti. Bene, sì. Sindaco, allora, andiamo la parola all'emendamento numero 20, il modificativo. Andiamo al regolamento. Vediamo un attimo. Allora, integrazione e modifica parziale, si parla dell'articolo 6 del regolamento, dove aggiungiamo al comma 9 standard, punto C, aggiungiamo punto C, standard per campi di destinazione urbanisticamente rilevanti, e al comma 11 aggiungiamo il 11 bis, il caso in cui la lettera C si riferisce a tutti i campi di destinazione rilevanti sotto il profilo urbanistico come definito dall'articolo 1, articolo 23 ter del DPR 380/2001, perché non si capiva bene quando si parla di campi di destinazione rilevanti, cosa vuol dire rilevanti? Ecco, qui si poneva la discussione, dice, ma l'ufficio potrà, come si rifarà, dovrà fare, allora noi abbiamo chiarito che questo rilevante fa riferimento a una normativa ben precisa in modo che è di facile applicazione, quindi se ne chiede anche qui ripeto di banalissima comprensione, credo, e assolutamente anche qui, come avete potuto notare, una piccola diciamo modifica che facilita l'attuazione del regolamento senza stravolgere niente. L'emendamento numero 20 modifica. L'emendamento numero 20 modifica il regolamento urbanistico edilizio comunale. Chi è favorevole? Numero 20. Buonora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Contrari. Astenuti. Botticchio. Il Consiglio approva. 21° emendamento, sempre nel regolamento urbanistico edilizio comunale, modificativo. Prego, Sindaco. Anche qui, facendo un po' riferimento al ragionamento che abbiamo fatto prima sulle norme di attuazione, stiamo parlando dei sottotetti, in particolare all'articolo 7, quando si parla di volume tecnico. Lì c'era, dopo le parole, altezza massima intradosso del colmo pari a, si sostituiscono al posto di 2,80 m la misura di 3,20 m, così la equipariamo con quella della norma di attuazione. E dopo le parole solari di calpestio va inserito il seguente periodo: in tali casi, al fine di circolo dell'aria, stiamo parlando di un sottotetto che giustamente deve essere anche in qualche modo reso utilizzabile, quindi in caso ai fini di circolo dell'aria
e illuminazioni al sottotetto stesso è consentito la realizzazione di lucernai e di abbaini, quest'ultimo in numero massimo di 2 per falda e larghezza massima non esterna superiore ai 2,20 m. Quindi stiamo parlando di sottotetti non abitabili, per questo facciamo riferimento ai volumi tecnici. Presidente. Emendamento numero 21 del regolamento urbanistico edilizio comunale modificativo. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Botticchio. Il consiglio approva. L'emendamento numero 22, sì, si parla dell'articolo 8, qui stiamo implementando una superficie, si parla della superficie accessoria al parametro SA, superficie accessoria metri quadri, sostituendo la parola 30% con la parola 40%, quindi facciamo riferimento ai porticati e si incrementa fino al 40%. Anche qui sembra troppo stringente. Sembra più logico questa implementazione, anche qui di facilissima comprensione, che non stravolge niente. 22esimo emendamento sul regolamento edilizio modificativo. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Coppola. Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Botticchio. Il consiglio approva. 23esimo ed ultimo emendamento. Bene. Sul regolamento edilizio comunale urbanistico modificativo. Prego, si mettono dei parametri che implementano il regolamento così come era immaginato, mettono delle regole sulla questione invece dei sottotetti abitabili in questo caso, in modo tale da chiarire una volta per tutto la questione degli abbaini, dei lucernai ed altro. Lo leggo, poi se avete qualche dubbio lo possiamo chiarire. All'articolo 77, alla voce coperture, al terzo comma, lettera B, è sostituita la seguente: la realizzazione di abbaini con i seguenti parametri. La larghezza massima interna non superiore a 2,20 m. Quindi internamente 2,20 m la grandezza dell'abbaino. La copertura dell'abbaino a 2 falde e unica falda orizzontale o suborizzontale, l'altezza massima dell'abbaino minore uguale al colmo del tetto, la distanza minima di 1 metro dalla muratura perimetrale del fabbricato, la distanza minima tra gli abbaini di 1 metro, il numero massimo di abbaini 2 per falde con lunghezza di fronte fino a 10 metri e fino al 40% della lunghezza complessiva del fronte falda per le falde con lunghezza superiore a 10 metri, cioè fino a 10 metri si possono fare 2 abbaini, se si va oltre 10 metri si fa un calcolo percentuale. È consentito infine realizzare terrazze a tasca aventi la stessa larghezza degli abbaini. Quindi questo, diciamo, consente, rispetto al ragionamento dell'edificato esistente, in qualche modo di rendere fruibili e abitabili i sottotetti e poterli organizzare, questo credo sia a vantaggio dei cittadini, poterli organizzare in maniera più vivibile possibile. E poi, in alternativa agli abbaini, è consentita la realizzazione anche di lucernai sulla medesima falda, purché la superficie complessiva per falda misurata in proiezione orizzontale sia contenuta entro il 20% della superficie totale della falda. Fatto salve le specifiche disposizioni di seguito indicati, i lucernai devono essere realizzati mediante apertura praticata a fine del piano di copertura con distanza di almeno 1 metro dal colmo della copertura e della meratura perimetrale. Anche qui, diciamo, credo che questa norma in qualche modo, ecco, implementi una importante possibilità che magari nel breve potrà essere subito utilizzata in attesa, diciamo, della importante crescita che ci speriamo di avere, anzi siamo certi di avere, con l'approvazione di questo PUC. E questo era l'ultimo emendamento, anche qui credo di facilissima comprensione e di grande utilità, e che assolutamente non ha in nessun modo stravolge né necessita una ripubblicazione e o un ritorno in giunta. 23esimo emendamento sul regolamento edilizio urbanistico comunale modificativo. Chi è favorevole? Buonora. Coppola. Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Botticchio. Il consiglio approva. Si concludono gli emendamenti, i 23 emendamenti proposti.
Sindaco, adesso ritorniamo alla proposta che lei... Quella di andare a valutare ora a questo punto alla parte del deliberato 4.4. Ho chiesto, insomma, e ottenuto di fare due separate discussioni e votazioni in riguardo alle osservazioni pervenute e che la Giunta ha accolto o respinto, accolto poi con il parere, diciamo, degli enti esordinati o respinto. Quindi, se possibile, possiamo già, se non c'è necessità di ulteriori discussioni rispetto alle tante osservazioni, possiamo già porre in discussione e o in votazione quella parte che fa riferimento alle osservazioni che sono state accolte dalla Giunta. Allora, andiamo in quelle modo graduale. Accolte. Allora, esce Coppola, Russo, Verrone, prego. Al punto 4, quando si parla delle osservazioni accolte dalla Giunta. Escono Verrone. Verrone, Russo e Coppola. Coppola. Chi è favorevole? Su quali, su che cosa? Sulle osservazioni accolte dalla Giunta. Dalla Giunta alla 222 e la numero 222 del 2017 e 81 del 2018. Sono le due giunte con le quali si è lavorato sulle osservazioni. Sostanzialmente andiamo a ratificare l'operato della Giunta, quindi il Consiglio Comunale prende atto, dopo averle valutate, ritiene che la Giunta... Allora, chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Contrari? Nessuno? Astenuti? Botticchio. Allora, questo punto è sdoppiato. Poi abbiamo un'ulteriore votazione, Sindaco. Sulle osservazioni che la Giunta ha respinto, non quelle là che sono state approvate, ma quelle che la Giunta ha respinto. Anche qui, diciamo, dobbiamo prendere atto, valutare il lavoro della Giunta e se lo ratifichiamo lo andiamo sostanzialmente a votare. E anche qui la divisione ha consentito, come avete visto, la possibilità di maggiore partecipazione possibile al voto, perché se, la discussione non fosse stata ripartita in due momenti, alcuni consiglieri non potevano partecipare all'uno o all'altra. Quindi questo sempre per favorire una massima partecipazione. Sulle osservazioni respinte, il consiglio si determina. Ok, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Buonora. Buonora, non la sento. Mi hai sentito? Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Abbiamo votato allora il punto 4 della delibera con due votazioni. Ora andiamo, diciamo, all'ultima parte, forse più complessa, non tanto per chi ha approfondito il PUC, ma quanto per il numero di argomenti a cui siamo andati a ripartire. In particolare, al deliberato della proposta di delibera 5, punto 5, come ho detto precedentemente, andiamo a prendere prima le zone omogenee, così come individuato alle tabelle A e B del punto QS14, quindi le tavole che abbiamo visto tra l'altro anche proiettate prima, in cui si individuano per colori le diverse zone omogenee, ed in particolare ho immaginato, per consigliere sempre la maggiore partecipazione possibile, ecco, la ripartizione delle stesse per omogenee, quindi E1, E2, E3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, RP, VP, impianti sportivi, D1, E4, E5, così che la discussione, l'eventuale votazione sia assolutamente svolta nella maniera più lineare e tranquilla possibile da parte di ognuno, dando la possibilità di maggiore partecipazione possibile, a dire che quindi se avessimo fatto una votazione unica e c'era un consigliere che era incompatibile su solo una di queste zone omogenee, non avrebbe potuto partecipare al voto, alla discussione di tutte quante. Invece, andandola a ripartire singolarmente, il consigliere che è incompatibile in quell'area, non gli diamo la possibilità di esprimersi invece su un'altra area dove lui non ha incompatibilità, e quindi mi sembra
il modo più giusto di muoversi in modo tale da dare a tutti la maggiore partecipazione a uno strumento così importante. Quindi, Presidente, se ritieni, cominciamo a valutare le aree singolarmente. Allora, come vi ha descritto il Sindaco, nelle zone omogenee sono la richiesta di votazione sono 17 votazioni. Partiamo dalla prima votazione, sarebbe il riferimento al punto 5 della proposta deliberativa. A zona E1 in particolare facciamo riferimento all'articolo sindaco, delle norme di attuazione 54. Sì. Andiamo per gradi perché adesso non dobbiamo fare confusione. Allora, le zone omogenee che sono state suddivise sulla proposta del sindaco precedentemente approvata dal Consiglio nel frazionarla sarà articolata in 17 votazioni. Partiremo dal primo, sulla E1, che rientra sempre nell'articolo 54 delle norme di attuazione. Sì, la zona E1, come sapete, sono le aree agricole a elevate naturalità e valore ecologico, e quindi fanno riferimento all'articolo 54. Okay, allora... Come sapete, questo articolo, vi ricordo, l'abbiamo modificato prima con la votazione dell'emendamento, quindi diciamo così come è stato la presento alla discussione, così come emendato precedentemente. Bene, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Buonora. Chi è contrario? Sì, è uscito pure Coppola, sì. Contrari nessuno? Astenuti, Botticchio. E2, E2 articolo 55, norme di attuazione. Nessuno, E2? No. Allora, sembra di no. Qui invece abbiamo le aree agricole con elevate dotazioni di risorse naturali, all'articolo 56, anche qui abbiamo, viene presentata alla discussione e al voto, così come emendato prima quando l'abbiamo fatto le norme di attuazione con la riduzione del lotto minimo e le altre piccole modifiche, così come espresse, così come votate, oggi ne avete contezza, quindi potete votare in maniera compiuta la E2 articolo 55. Chi è favorevole? Buonora. Buonora. Favorevole. Contrari. Astenuti. Botticchio. Un attimo soltanto. Le norme, stiamo discutendo le zone omogenee. E3, prego sindaco. Allora, chi esce sulla zona E3? Russo, Marciano, escono Russo, Marciano, Comite, Geffuri e Coppola, c'è? Sì, rientrato Coppola. Ci siamo? Sì. Allora, qui andiamo a discutere delle zone E3, aree agricole di elevato pregio per la produzione. Qui non ci sono state modifiche rispetto al lotto minimo che era del 5.000 metri, così come dalle osservazioni, e praticamente ci sono state delle piccolissime modifiche riguardo alle distanze, come avete visto, e quindi, ma in ogni caso, così come è presentato al PUC e così come emendato precedentemente, lo pongo alla discussione ed eventualmente al voto. Presidente, a te. Allora, E3, articolo 56, norme di attuazione, zone omogenee, chi è favorevole? Buonora. 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 Ora si è mossa. Buonora. Buonora. Sì, ha fatto cenno con la testa. Sì. Coppola. Coppola sì. Contrari. Astenuti.
Botticchio. Benissimo, andiamo avanti. Ora andiamo. Nessuno? Io le ho organizzate secondo praticamente sempre l'andamento delle norme di attuazione, quindi sospendiamo un attimo le zone agricole che torneranno poi dopo l'articolo 73 e andiamo al centro a 1, 2, 3 e quindi in ordine si valuterà quindi la zona muraria 1 e poi la 2 e la 3. Anche qui la zona 1 così come modificata da eventuali emendamenti. Chi è favorevole zona A1, zone omogenee, norme di attuazione? Buonora. Buonora. Favorevole. Favorevole, buonora. Coppola. Favorevole. Contrari, nessuno. Astenuti, Botticchio. Prego, sindaco. Anche qui stesso ragionamento. Stiamo parlando delle zone A2, quindi stiamo parlando sempre del centro abitato. E se ne chiede l'approvazione così come modificato dal emendamenti precedenti, quindi la presenta appunto così come modificato e il Consiglio può prenderne, può discuterne sì. E votare. Prego Presidente. Zona A2, norme di attuazione. Chi è favorevole? Favorevole. Buonora, favorevole. Coppola? Favorevole. Contrari nessuno, astenuti, Botticchio. Prego sindaco A3. A3, stesso ragionamento, uguale identico a prima, lo presento al Consiglio così come emendato e così può discutere e votare. Chi è favorevole? Buonora, favorevole. Coppola? Favorevole. Contrari nessuno, astenuti, Botticchio. Il Consiglio approva. Prego, sindaco. Ora passiamo alle zone omogenee B, qui ci allontaniamo assolutamente dal centro e piano piano ci allarghiamo a tutta la città. Cominciamo credo con in ordine come stiamo procedendo con le zone B1, così come emendato e così come conoscete e così come sta presentata la delibera, se ne pone la discussione ed eventualmente al voto. Chi è favorevole alle zone B1, zone omogenee, norme di attuazione? Buonora, favorevole. Coppola? Favorevole. Contrari, nessuno, astenuti, Botticchio, il Consiglio approva. Prego, sindaco. Identico ragionamento per quel che riguarda le zone B2. Qua ci allontaniamo dal centro, ci spostiamo più nell'area, come dire, Lido Azzurro e quant'altro. E anche qui, sulla stessa logica, così come emendato, se ne chiede l'approvazione. Allora, zone omogenee B2. Io mi devo assentare, per certo. Ok, Coppola assente. Di Marciano, Di Nardo e Coppola. Ok. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Contrari, nessuno, astenuti, Botticchio. Prego, sì. Andiamo ora alle zone B3. Articolo 64. Lo presentiamo al Consiglio così come emendato. Allora, siamo alla B3, zone omogenee. Chi sta rientrando? Di Nardo? Non capisco. Per cortesia, allora, Di Nardo rientra, ok. Di Nardo non è uscito. No, era uscito sulla... Sul punto di prima era uscito. Sul B2. Sulla zona B3. Quindi esce Tramontino e rientra Rinaldo. Sindaco, adesso tu discuti. Ora siamo alla B3. Prima eravamo alla B2, ora siamo alla B3. Okay. B2 è stata votata, siamo alla B3, discussione. Sì. Ripeto, B3, discussione delle zone omogenee, norme di attuazione. Prego, sindaco. Sì, anche qui il ragionamento è lo stesso che abbiamo fatto prima, stiamo allargando verso, diciamo, la città estesa e quindi se ne chiede anche qui, così come emendato, l'approvazione. Chi è favorevole? Buonora. Buonora. Favorevole, buonora. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Prego, sindaco. Ora siamo, andiamo alle zone B4. Ci allarghiamo sempre di più nelle periferie.
sempre di più nelle periferie. Stesso ragionamento, così come emendato precedentemente, si pone alla discussione e al voto. Allora, parliamo delle zone omogenee B4, norme di attuazione. Chi è favorevole? Buonora. Favorevole, buonora. 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 Favorevole. Non sente, buonora. 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 Favorevole. Ok. Contrari, nessuno. Astenuti. Botticchio. Undicesimo. Zone omogenee B5. Astenuta Botticchio, sì. Zone B5, stesso ragionamento di prima, così come modificato dall'emendamento. Ok. Chi è favorevole? Buonora. 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 Chiedo la regia. Sì, sì, favorevole allora. Contrari. Astenuti. Botticchio. Prego, sindaco. Siamo alla zona ora. Dunque. RP. Zona RP. Sì. RP, norme. Allora possiamo procedere al voto. È andata via. Allora, buonora, esce anche buonora. Non ci sta, esce anche buonora allora. Ok? Parliamo della RP, zone omogenee. Riqualificazione paesaggistica. Rientra buonora. Ah, c'era stato un attimo forse uno scollegamento. A beneficio del consigliere Bonora, siamo al punto 12 della nostra elencazione, parliamo delle zone di qualificazione paesaggistica RP all'articolo delle norme di attuazione 67. Chi è favorevole? Bonora. Va bene, la tengo esclusa da questa votazione. Buonora, no, cade la linea, no, non la posso accogliere come votazione della buonora. Buonora si scollega, non è presente. Allora, rifacciamo la votazione. Chi è favorevole? Stiamo parlando della RP di qualificazione paesaggistica, all'articolo dei nomi d'attuazione 67. 7. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Il consiglio approva. Tredicesimo punto, VP. Al verde privato, articolo delle norme d'attuazione 68. VP. Verde privato, così come individuato sempre dalla solita tavola e con gli eventuali emendamenti. Bene. Bene. Allora, chi è favorevole? Non la vedo al video io purtroppo, buonora non la vedo. Allora, a buonora non partecipa al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Esce il consigliere Russo. Allora, qui si parla invece, nelle norme di attuazione 69, degli impianti sportivi, sociali e turistici esistenti. Anche qui. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticcio, il consiglio approva. Quindicesimo punto, D1. D1. Rientra Russo. Prego, sindaco. Sì. Qui abbiamo fatto, qua si parla delle
Abbiamo qui fatto un emendamento dove si parla delle zone produttive di uno, così come emendata, a norma di attuazione numero 70. Prego, Presidente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il Consiglio approva. Prego, Sindaco. Torniamo invece alle zone agricole, la zona E4. Questa è una zona agricola sostanzialmente che va a essere più o meno a ricalcare quella, la vecchia zona agricola sostanzialmente. Qui abbiamo fatto anche qui delle piccolissime modifiche nelle norme di attuazione, stiamo parlando dell'articolo 73, lotto minimo 5.000, con i parametri riferimenti così come dico, indici di costruzione così come da legge regionale. Se ne chiede l'approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, Consiglio approva. E5, sindaco. Infine abbiamo le zone E5. Che diversamente dalle zone agricole ordinarie, quelle che abbiamo appena votato, le E5 sono aree agrituristiche, paesaggistiche ambientali. Qui diciamo si implementa alla questione, stiamo parlando della zona E5, aree agrituristiche e paesaggistiche ambientali. Non c'è. In questo caso, come. Ferma, sindaco, sì. Sospendo un attimino perché c'è una confusione per chi entra e chi esce. Stanno ripristinando il collegamento, sindaco, se gentilmente, perché sembra che il consigliere Bonora sta chiamando, ok, un attimo soltanto di non generare confusione, calma, siamo all'ultimo, 4 e 4, ok. Prego, sindaco. E5. Stiamo parlando delle zone agricole che in qualche modo sono anche di interesse turistico, quindi aree agrituristiche, anche qui una scelta intelligente, e così come l'abbiamo emendata si pone al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il Consiglio approva. Si concludono le zone omogenee nelle norme di attuazione. Rientrano i consiglieri Verrone, Marciano, Russo. Allora, rispetto ora al proseguo dell'attività, Presidente, volevo chiedere al Consiglio, ora mi è un po' più chiaro, vedendo insomma anche come sono mossi i consiglieri sostanzialmente, sulle incompatibilità. Russo. Noi abbiamo immaginato di ripartire così come votato, i comparti votati singolarmente, però i comparti ora vanno dal 18 al 57. Se, Presidente, sei d'accordo, posso fare questa ulteriore proposta, naturalmente votata dal Consiglio, cioè che potremmo, tra tutte quelle aree, atteso che i consiglieri hanno conoscenza della cosa, potremmo selezionare soltanto le aree dove ci sono dei consiglieri che hanno delle incompatibilità e votare solo quelle singolarmente, e tutte le altre dove ci sono tutti compatibili fare un'unica votazione, se siete d'accordo. Io la metto alle votazioni. Capito il senso? Cioè noi andiamo, voi sapete, conoscete i comparti, no? Vanno i comparti, vanno tutti quanti tra articolo 76, articolo 77, articolo 78, articolo 79, articolo 80, sono ripartite per aree e ognuno ha un numero, A1, A2, A3, A1 porto, A2 fornace, A3 pacco fluviale, A4 stazione, eccetera. Sono tra quelli di interesse pubblico e quelli di interesse privato, naturalmente complessivamente, quindi noi potreste indicare al Consiglio, diciamo, le eventuali incompatibilità, solo quelle verranno votate singolarmente e tutte le altre, naturalmente, che hanno evidentemente una compatibilità di tutti quanti, possiamo fare un'unica votazione in modo da non recuperare tempo e rimanere comunque la votazione regolare e, diciamo, compiuta. Vi è chiara la proposta del sindaco? Chi è favorevole alla proposta di frazionare in questa modalità? Chi è contrario? Sì. Chi si astiene? Botticchio. Bene, allora se potete indicarmi, così poi io li seleziono, dai comparti che vanno dall'1 al... sì, i punti vanno dal 18 al 57, ma le aree vanno dall'1 al 9 per il primo gruppo di comparti, dall'1
al 20 del secondo tipo di comparti, dall'1 al 8 per il terzo tipo e poi l'ultimo, quello dell'articolo 80, isca di mare, isca longa 1, 2 e 3. Rispetto a questo, o così come elencati dal 18 al 57, allora ditemi, diciamo, quali sono i comparti da votare singolarmente. Allora, 27 e 54, benissimo. Bene, poi? Sì. Allora un attimo, 19, 20, 21, 27, 28, 36, 43, 51, 52, sì. Ok, poi? 37, ok, poi? 5, 22, ok. Va bene? Allora potremo, quindi facciamo una votazione per questi qui, 19, 20, 21, 22, 27, 36, 37, 43, 51, 52, 53, 54 singole e poi tutto il resto le votiamo, quindi le restanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, le altre 27 le inglobiamo in un'unica votazione, così siamo più rapidi. Ok? Allora, votiamo prima quelle che mi sono state indicate. Sì. Un attimino calma, vedo dei consiglieri che sono usciti, non ho capito. Consigliere Di Biasi, prego. Allora, dobbiamo votare prima quelle che ci sono state indicate dei consiglieri che hanno... che quindi necessitano, che sono delle come. Quindi la prima è la 19, area 02, Fornace. Esce consigliere Verrone. Ok. Tutti il resto sono presenti. Chi è favorevole alla proposta? Area 02, allora numero 19 come da mia richiesta, area 02, Fornace, articolo nel numero di attuazione 76. Nel nostro piano è individuata AR02 Fornace. Metto a votazione la proposta del sindaco, aree di trasformazione, punto 19. Coppola e Bonora sono assenti. AR02 Fornace, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consiglio approva. Andiamo ora all'area 03, così individuato dal piano, Parco Fluviale Testene. Questo vi dico, diciamo, la location, per farvi capire bene la location. Quindi si parla di quella parco, del Parco del Fiume Testeno, quindi del parco che abbiamo immaginato di realizzare nell'ambito del Fiume Testene. AR03, Parco Fluviale Testene. Rimane qui penso soltanto il consigliere Verrone, giusto? Anche Di Nardo era uscito non ha partecipato alla votazione sulla 2 e sì. Sulla 3 rientra Di Nardo. Rientra sì, Di Nardo. Di Nardo alle ore 13:20. Ora quindi siamo nelle condizioni di poter votare. Sindaco, calma. Passiamo alla votazione della proposta del sindaco AR03 Parco Fluviale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio. Il consiglio approva. Prego, sindaco. Ora siamo invece nella area AR04, stazione, sempre norma di attuazione 76. Ok, possiamo procedere alla votazione. Biasi dentro. Area 04 stazione. Allora, chi è favorevole all'area AR04 stazione delle aree di trasformazione? Favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, consiglio approva. Prego, sindaco. Ora andiamo al numero 22, l'area 05 Waterfront. Rientra Waterfront lungomare o quale?
Ecco qui, area 04 vuoto il front, 05 vuoto il fronte lungomare San Marco. Sempre norme di attuazione 76. Se siamo pronti, passiamo al voto. Passiamo alla votazione. Area di trasformazione AR 05 Waterfront. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Il consiglio approva. Prego, sì. Andiamo ora alla numero 27. Area AE. Questi sono comparti privati. Ad iniziativa privata che sarebbe rientra Russo, allora parliamo dell'area del vallone Cupa, quindi fine del lungomare, un comparto in quell'area normato all'articolo 77 della norma di attuazione. Bene, chi è favorevole all'area di trasformazione AE01 Vallone Cupa, norme di attuazione 77? Area 27, sì. Si stiamo seguendo pure sulla cartina, non so se... Grazie. Bene. Non l'avevo visto perché sono di spalle, non per altro. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Prego, sindaco. Andiamo, così come hai anche indicato nella LED wall alle mie spalle. Sì. Abbiamo votato sull'area AE01 Vallone Cupa. Ora votiamo nel AE02 area dell'ospedale. Lì c'è un altro comparto iniziativa privata. Allora, chi è favorevole AE02 ospedale? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Prego, sindaco. Ora andiamo invece all'AE10 località Fuenti. Lì la numero 36, lì c'è in località Fondi, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparti. Andiamo a votare quello rubricato AE10. Chi è favorevole? AE10 Fonti. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Prego, sindaco. Andiamo ora a votare sempre un altro comparto di iniziativa privata a Fonti, AE11. Abbandona e 11 località Fonti. Esce consigliere Comite. Rientra Verrone. Rientra Verrone. Benissimo, presidente, poi. Prego. AE 11 Fonti, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Prego. Andiamo al numero 43, stiamo parlando della località Mattina, rubricato al numero AE17 Mattine. 17, esce Verrone. Entra Comite. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva. Poi andiamo al numero 51, stiamo parlando della località Cannetiello, rubricato questo comparto al numero AP05. Area di trasformazione AP05 Cannetiello, chi è favorevole? Contrario, favorevole Crispino. Contrario, nessuno. Astenuto, Botticchio, il consiglio approva. Numero 52, anche qui località Cannetiello, rubricato AP06. Area di trasformazione AP06 Cannetiello, chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Botticchio, il consiglio approva. Infine, l'ultimo 54, AT. Ah, non l'abbiamo fatto?
53 non l'hai fatto. Ah, quindi. scusa. Allora, al 53 AP08 sempre a Cannetiello. 53. Aree di trasformazione AP08 Cannetiello, norme di attuazione, chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuto? Botticchio. Poi abbiamo 54, siamo in stazione Esce di Ogliastro. Mazzano, entra Verrone. Stazione di Ogliastro, AT stazione di Ogliastro si chiama proprio, giusto? AT stazione di Ogliastro. Bene. Aree di trasformazione, AT stazione di Ogliastro, chi è favorevole? Contrario? Nessuno? Astenuto? Botticchio, il consiglio approva. Ora andiamo a votare tutte le altre, ora le leggo tutte quante per modo per chiarire. Stiamo parlando quindi delle aree a rubricate AR01 Porto, AR06 Mattine, AR07 Foce Testene, AR08 Lido Azzurro, AR09 Liceo Classico, AR03 Via Barlotti, AE04 Liceo Scientifico, AE05 Via Scarpa, AE06 Fonti, AE07 Fonti, AE08 Fonti, AE09 Fonti, AE12 Fonti, AE13 Frascinelle, AE14 Frascinelle, AE15 Frascinelle, AE16 Frascinelle, AE18 Difesa, AE19 San Marco, AE20 Frascinelle, AP01 Pip Mattine, AP02 Malagenia, AP03 Malagenia, AP04 Malagenia, e poi CT01 Isca Longa, CT02 Isca di Mare, CT03 Isca di Mare. Tutti questi, diciamo, comparti li votiamo in un'unica discussione e votazione, così come elencati. Allora, io pongo la votazione innanzitutto di questi qua che mi ha menzionato nella proposta di votazione il sindaco, e sono, le ripeto così cerchiamo di evitare, sì, AR01 Porto, AR06 Mattine, AR07 Foce Testene, AR08 Lido Azzurro, AR09 Liceo Classico, AE03 Via Barlotti, AE04 Liceo Scientifico, AE05 Via Scarpa, AE06 Fonti, AE07 Fonti, AE08 Fonti, AE09 Fonti, AE12 Fonti, AE19 Frascinelle, AE13 Frascinelle, AE14 Frascinelle, AE15 Frascinelle, AE16 Frascinelle, AE18 Difesa, AE19 San Marco, AE20 Frascinelle, AP01 Pip Mattine, AP02 Malagenia, AP03 Malagenia, AP04 Malagenia, CT01 Isca Longa, CT02 Isca di Mare, CT03 Isca di Mare. Chi è favorevole? Chi è contrario? Buonora, non la vedo e non la tengo in considerazione. Chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio, il consiglio approva le aree di trasformazione così come ve le riportate. Andiamo a completare la votazione dell'articolo 5 andando ad approvare, diciamo, tutto il restante. Facciamo una veloce lettura anche qui per una questione sempre di chiarezza, eccetera, perché qui abbiamo non solo nel restante, diciamo, della votazione ci sono una serie di elaborati, una serie di chiaro di regolamenti e quant'altro che stanno nel punto 5 e che vanno puntualmente. Ha chiesto Cerminara? Sì. Dammi un attimo un supporto. Allora, mi pare che tutte le cose le posso, anche se volete, così come abbiamo fatto per le aree, andarle a chiamare così come l'avete rubricate voi, QC1, QC2, per essere sicuri che non sbagliamo. E completiamo, stanno nella proposta. Se volete
abbiamo per esempio QC1 inquadramento territoriale, QC2 disciplina dei beni territoriali generali e settoriali, QC3 la rete delle infrastrutture esistenti, QC4 la carta dei vincoli, QC5 la carta delle aree demaniali, QC6 le unità del paesaggio, QC7 il centro storico. Poi queste Q6 e P, avete visto, le abbiamo votate ulteriormente frazionate. Votiamo poi apparati normativi A, regolamento unico edilizia comunale e norme di etichettazione, così come emendate. E poi ancora gli altri allegati, rapporto ambientale VAS, sintesi non tecnica, allegato A e l'allegato P. E poi gli elaborati T1, T2, e poi lo studio geologico, relazione tecnica generale e carta geologica, e poi ancora la carta idrogeologica, e poi la carta geomorfologica, e poi la carta delle pendenze, e poi la carta della stabilità, poi la carta di ubicazione dei sondaggi, poi la carta della microazionizzazione del territorio, poi i certificati di indagini geodiagnostiche, poi le... Chiedo Cerminara, sto procedendo bene? Sì, però bastava che... No, voglio essere puntuale, perché visto che facciamo le cose... Poi le stratigrafie, sondaggi eseguiti, certificato analisi geotecnica dall'1 al 15, dal 16 al 30, dal 31 al 45, dal 46 al 61, poi le prospezioni sismiche dall'1 al 40, dal 41 al 60, il riepilogo dei dati geotecnici, interpretazione dei dati sismici, relazione integrativa, poi sovrapposizione pubblica, microzonizzazione A, microzonizzazione B, poi tutto il piano di zonizzazione acustica e tutta la carta d'uso agricolo del suolo. Così completiamo praticamente tutto il resto dell'articolo 5 con un'unica e finale votazione dell'articolo 5. Consiglieri, riepilogo. Come ha proposto il sindaco, la votazione al punto 5, come la stiamo frazionando, ci rimane da votare il rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica, la sintesi non tecnica e la valutazione di incidenza, unitamente alla carta per l'uso agricolo del suolo, il piano di zonizzazione acustica e alle indagini geognostiche che si compone dei seguenti elaborati e allegati al presente atto, che sono il quadro conoscitivo nei punti OC1, OC2, la rete delle infrastrutture QC3, prego. Prego questo pezzo qua, QC1 o QC2. L'ho detto, l'ho detto. Okay. Sarebbe l'inquadramento su QC1 territoriale e QC2 la disciplina degli impianti territoriali. Poi la rete delle infrastrutture, QC3, QC4, QC5, carta delle aree demaniali e delle proprietà pubbliche, QC6, le unità di paesaggio, QC7, centro storico, comprese la componente strutturale QS, disposizioni strutturali A, disposizioni strutturali B, disposizioni strutturali a città murata, disposizioni strutturali a città murata con cronologie e destinazioni d'uso precedenti, disposizione strutturale a città murata, stato di conservazione, disposizione strutturale a città murata, tipi di interventi. Poi vi è la componente programmatica, piano programmatico operativo, disposizione programmatiche A e disposizione programmatiche B, atti di programmazione degli interventi. Con questo ultimo P1601 OSS si raggruppa il punto 5. Mi dai conferma, sindaco? Perfetto. Bene, pongo alla votazione. Chi è favorevole? Vi entra anche Bonora? Buonora? Favorevole. Bene. Chi è contrario? Chi si astiene? Votticchio, il consiglio approva. Ora, prego, sindaco. Abbiamo terminato il grosso delle votazioni, non ci rimane ora che fare una votazione finale e complessiva di tutta la delibera, così come emendata, così come votata, così come modificata. E penso che se il segretario non deve dire, non ci deve dare altre indicazioni, mi riservo un intervento finale. Sindaco, di questo consiglio. Noi teniamo al punto 8 negli apparati normativi il piano urbanistico comunale che l'abbiamo
emendato. Sì. Ok? Lo poniamo a votazione. Sì. Possiamo farlo, sì. Il punto 8, il 2. Sì. Benissimo, ok. Allora, chi è favorevole così come emendato? Il punto 8 del deliberato. Chi è favorevole? Buonora. Buonora. Ok, buonora favorevole. Okay. Contrari? Nessuno? Astenuti? Botticchio. Coppola non ci sta. Bene, siamo passati al punto 8, il Consiglio approva. Ma dai una copia completa, senta. Come lo rileggo? Allora, no, facciamo così. La proposta finale, così come modificata dalle votazioni precedenti, innanzitutto gli emendamenti che ci sono stati sottoposti e al vaglio del Consiglio abbiamo approvato 23 emendamenti, di cui 19 nelle norme di attuazione e 4 nel regolamento urbanistico comunale. Ok? La proposta si va a integrare giustamente con gli emendamenti che il Consiglio ha approvato. Oltre alla modifica di votazione che abbiamo fatto al punto 5 e al punto 8, chi è favorevole alla proposta complessiva? Il segretario mi indica di volerli rileggere gli emendamenti così come mi sono stati sottoposti. Emendamento 01, emendamento 02, emendamento 03, emendamento 04, emendamento 05, emendamento 06, emendamento 07, emendamento 08, emendamento 09, emendamento 010, emendamento 011, emendamento 12, emendamento 13, emendamento 14, emendamento 15, emendamento 16, emendamento 17, emendamento 18, emendamento 19, rientrano tutti nelle norme di attuazione. Emendamento 20, emendamento 21, emendamento 22, emendamento 23 rientrano nel regolamento edilizio urbanistico comunale. Tutto questo va a integrare la proposta che il sindaco aveva messo all'ordine del giorno, modificata con le votazioni che si sono seguite durante la seduta. Con votazione finale chiedo al Consiglio di votare il piano urbanistico comunale della città di Agropoli. Però prima del voto finale, se non ci sono altri interventi, vorrei, prego sindaco, dire giusto due parole. Ci sono altri interventi? Allora, nel mio intervento di apertura ho voluto naturalmente citare e ringraziare il lavoro fatto dall'amministrazione precedente, dal precedente sindaco Franco Alfieri, dai tecnici e dalla squadra di lavoro che ha portato avanti questo lavoro così grande e così importante. Mi consentirete però dei ringraziamenti particolari. I primi vanno a tre brillanti tecnici, ora posso dire cari amici, che sono l'ingegnere Agostino Sica, l'architetto Gaetano Cerminare e il professore Moccia. Grazie per il grande sostegno che ci avete dato in questo percorso così difficile, ci avete anche sopportato e supportato, quindi soprattutto sopportato ultimamente. Quindi veramente vi ringrazio dal più profondo del cuore, perché penso sia un lavoro importante che cambia la storia della nostra città. E poi consentitevi un abbraccio a ogni consigliere comunale che oggi ha partecipato alla votazione. Non è mai facile prendere decisioni così importanti, non è mai facile fare delle scelte così decisive, e quindi veramente ho apprezzato moltissimo la vostra determinazione, il vostro coraggio. Meritate veramente un plauso da parte mia, veramente un abbraccio fortissimo a ognuno di voi. Veramente ve lo dico, sono quasi commosso, diciamo, perché veramente
ci vuole tanto, e ho visto intorno a me e soprattutto nella determinazione, la volontà di voler approvare questo piano, una passione che mi commuove e che, diciamo, mi fa felice, e probabilmente mi restituisce questa votazione, tanto di brutto che pure è capitato quest'anno nella nostra zona amministrativa, perché è stato un anno molto difficile, però forse questa votazione in qualche modo ci ridà veramente lo spirito giusto per ricominciare nel 2021 a lavorare per la nostra città. Quindi ho dimenticato naturalmente il segretario comunale, che è chiaro che è stato sempre con noi, quindi lo ringrazio. Grazie Presidente per il tuo grande impegno, per il sostegno, per come hai diretto i lavori benissimo, e ripeto, grazie a ognuno di voi per questo importantissimo risultato che portiamo alla nostra città. Ecco, oggi possiamo dire, ora possiamo dire finalmente che abbiamo fatto un passo importante, un passo che se ne dica storico. Io non ero nato quando è stato approvato l'altro piano, quindi è passato certamente un po' di tempo, i miei capelli bianchi lo testimoniano. Grazie. Grazie Sindaco. Prego consigliere Botticchio, prego. Io come consigliere comunale mi sono astenuta. Voglio motivare. Il sindaco dice è un grosso passo, ha ragione, dopo quasi 50 anni viene approvato questo PUC. Certo, i 23 emendamenti hanno dato forza al PUC. Credo che diversamente forse qualcuno non avrebbe mai votato questo PUC. Quindi, diciamo, sono felice per voi per l'esito finale, perché alla fine, come si dice, si giustifica tutti i mezzi per raggiungere l'obiettivo finale, e quindi i 23 emendamenti, io mi sono astenuta perché ma se non facevate i 23 emendamenti, sindaco, io devo dire la mia, come opposizione io ho bisogno anche di esprimere, perché non è che qua finiamo applauso, questo è qua si usciva e si entrava, che vuol dire? Che i 23 emendamenti sono serviti. Ma no, a dare, consigliere, io prima di tutto ho chiesto, penso di poterlo chiedere, il garbo, essendo il sindaco, di poter fare l'ultimo intervento. Lì prima ha detto di sì, poi ha detto di no. Quindi ancora una volta, se necessario, dimostro lo sgarbo istituzionale che lei è consueta avere sempre. Il mio intervento finale non voleva essere niente, voleva essere una manifestazione di un mio stato d'animo commosso, che non c'erano contenuti politici, non c'era niente di particolare, era solo un ringraziamento commosso al lavoro di tante persone. Lei la vuole mettere un'altra volta sulla caciara, lo faccia pure, però penso che le parole che ho detto sono parole sentite, sono parole, diciamo, di passione politica, di qualche cosa che vanno nei sentimenti. Lei vuole tornare un'altra volta alle polemiche, faccia quello che vuole, però credo che in certi momenti si può anche tacere se si fa riferimento ai sentimenti. Ma lei pensa che la passione com'è? Solo lei, gli altri passione non ne hanno. Io sto seduta qua fino alla fine, e questa è passione, e rispetto anche per il sindaco, rispetto per i consiglieri, ma rispetto anche alla città di Agropoli. E quindi il mio modo di essere, il mio modo di pormi è anche dare informazione, quella che io ritengo giusta, veritiera, e che, perché non si può sempre fare tutto bello e tutto, cioè l'applauso lo voglio fare anch'io, però vorrei applaudire alle persone di Agropoli, quelli che veramente avranno vantaggi da questo piano urbanistico, cioè è una festa, ma è una festa per gli agropolisi veramente, per la città, è una conquista per la città, lo vedremo. Lo vedremo. Bene, oggi si può solo dice abbiamo chiuso, abbiamo approvato il PUC, vediamo da domani chi veramente, se la città di Agropoli ci sarà un progresso a livello turistico, non sempre tra di noi, ringrazio gli amici, ringrazio qua, ma è sempre chiusa, la situazione è sempre chiusa, hai capito? Grazie, non consigliere, è che io di cuore. Grazie consigliere, grazie. Di cuore. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta così modificata dalle precedenti votazioni? Consigliere Buonora. Consigliere Coppola. Presidente favorevole. Consigliere Buonora. Favorevole.
Sono tutti presenti, allora chi è contrario? Chi si astiene? Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Buonora. Favorevole. Coppola, favorevole, buonora. Alzato la mano, ok. Chi è contrario? Favorevole, immediata eseguibilità. Brava. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Botticchio. Approvo il PUC, Piano Urbanistico Comunale della Città di Agropoli. Il Consiglio approva.